Ha fatto il punto sull'indagine dell'omicidio di qualche giorno fa a Villaggio Mosè, il procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo. Per la morte del 38enne Roberto Di Falco sono stati fermati tre uomini, tutti come la vittima di Palma di Montechiaro, per i quali il GIP del Tribunale Giuseppe Miceli ha disposto la custodia cautelare in carcere. Una vicenda ancora tutta da chiarire. Gli elementi che abbiamo raccolto nel corso dell'attività investigativa, che è iniziata tempestivamente, appena dopo il fatto omicidiario avvenuto venerdì scorso, ci hanno consentito quindi di raccogliere tutti quegli elementi che poi il GIP ha valorizzato ai fini dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei tre soggetti che sono stati appunto accusati di omicidio per errore in danno di un loro compagno, conoscente di una persona che in qualche modo, almeno allo stato degli atti, ha partecipato ad un vero e proprio assalto nei confronti del titolare di un autosalone qui ad Agrigento in Villaggio Mosè. Una vicenda che purtroppo pone ancora una volta in luce un problema non soltanto culturale, ma anche un problema morale. Culturale perché problemi anche di debiti che ci possono essere o di rapporti di debito credito tra commercianti non possono di certo essere risolti con le pistole, con la prepotenza e con la soverchieria. Oggi intanto l'autopsia sul corpo di Di Falco. Durante l'incontro con i giornalisti che si è svolto nella sede della questura, il magistrato ha poi parlato della diffusione preoccupante di armi illegali in provincia di Agrigento e del fatto che si esita sempre di meno a sparare, ad uccidere. In provincia di Agrigento gira una quantità di armi anomala e su questo quello che posso dire è che da parte dell'autorità giudiziaria non vi saranno sconti, perché non c'è ragione che giustifichi la detenzione e il porto in luogo pubblico di un'arma da parte di persone che non sono autorizzate. Viviamo in una società civile, di diritto, dove i conflitti si risolvono ragionando, si risolvono nelle sedi proprie, che sono quelle giudiziarie, si risolvono in modo civile, non a colpi di pistola. Una cultura che va debellata, è la cultura che si possa risolvere una qualsiasi tipo di problematica in queste vicende a colpi di pistola, con i pestaggi o accoltellando la moglie che si vuole separare, è frutto di una cultura che disonora questa terra. Non è il primo fatto a mano armata che c'è in provincia da quando io sono arrivato qua e ce ne sono stati altri. C'è un'eccessiva libertà che sarà oggetto pertanto di specifica attenzione tanto a livello di prevenzione, e qui c'è il questore accanto a me, quanto a livello investigativo, nella disponibilità di armi, nel trafficare armi e nel portare armi da fuoco in luogo pubblico. Su questo non ci saranno sconti, perché una società che si appresta tra l'altro ad ospitare una manifestazione come capitale della cultura, ma ci vogliamo chiedere di quale cultura vogliamo essere capitale? Questo era lo scopo della conferenza stampa. Questi fatti sono, ahimè, gravi, tragici, ma non sono isolati e sono espressione di una società che deve cambiare e deve cambiare rapidamente, perché i costi di questo tipo di cultura li pagano i vostri figli, che poi sono costretti ad andarsene. L'insicurezza che determinano fatti di questo tipo a livello sociale è l'insicurezza che poi comporta il fatto che le attività imprenditoriali, commerciali, ricettive aprono e chiudono perché la gente non si sente sicura. La divisione di polizia amministrativa e sociale molto sta facendo proprio in relazione ad una analisi dei titoli che permettono il possesso di armi. Noi ci stiamo focalizzando su quelle che sono le condizioni soggettive che danno titolo ad ottenere o anche a rinnovare i titoli del possesso dell'arma proprio per limitare nell'ambito di ciò che la legge ci consente un possesso di armi che all'interno di questa provincia è obiettivamente alto.